Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, oggi un nuovo video. Questo è un tag molto carino che si chiama My Hair Story, cioè la storia dei miei capelli, che io faccio in collaborazione con la fantastica e splendida mia amica Paola Style, alla quale mando un bacissimo enorme e se non la conoscete vi invito ad andare a vedere il suo video e a iscriversi al suo canale, del quale vi lascio il link qui da qualche parte. Adesso subito con il tag, le domande sono 10 e riguardano un secondino, insomma, la storia dei nostri capelli. Le domande ve le lascio giù nell'info box e quindi se volete rifare il tag o comunque non l'avete fatto o se volete rispondere alle domande, vi lascio le domande giù alla quale potete appunto rispondere. Allora, iniziamo subito. Con quale tipo di capelli sei nata? Allora, io sono nata bionda. I miei capelli fin da piccola erano biondi, vi lascio una foto qua, appunto di me da piccola. Questa foto è stata fatta nell'85, quindi avevo un anno, e comunque come potete vedere ero già bionda da allora. Domanda 2. Come sono cambiati i tuoi capelli nel corso degli anni? Ecco appunto, allora, io come vi dicevo sono nata bionda, poi nel corso degli anni sono cambiata, cioè nel senso che i miei capelli in un periodo che avevo tipo 18-20 anni si erano molto scuriti, erano diventati un castano chiaro, comunque erano castani, poi però si vede, non lo so, nel corso degli anni, non lo so come mai sono ritornata ad essere biondi. Sono un biondo miele, non sono un biondo chiarissimo, comunque sono un biondo miele. Per quanto riguarda il tipo di capello, invece io ho un capello molto grosso e poi io ne ho tantissimi. Infatti io ogni mese e mezzo devo andare dalla parrucchiera a sfoltirmi i capelli perché ce n'ho un cesto assurdo. Adesso li ho tagliati sabato, quindi li ho tagliati da pochissimo, ho fatto questo taglio, vedete, scalato, dove me li sono fatti praticamente sfilare perché ne ho tantissimi. Domanda numero 3. Hai mai fatto qualche disastro sui capelli? Allora, disastro sì. Sono sempre stata con i capelli lisci, proprio a tega, liscissimi, bruttissimi, non mi piacevano. E quindi quando avevo tipo 14-15 anni, non lo so, in prima o seconda superiore comunque, tentai di farmi la permanente dalla parrucchiera. Il problema è stato che avendo i capelli molto 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 lisci, la permanente non mi aveva preso la prima volta, quindi ci sono tornata una seconda volta per andare a rifarla e i capelli mi si erano totalmente totalmente bruciati, al che appunto sono stata costretta a tagliarmeli veramente veramente corti e da allora ho deciso di no, che non avrei mai più fatto la permanente in testa. Infatti quando tipo li voglio muovere o che preferisco farmeli fare dalla parrucchiera con il ferro e non con appunto facendoci la permanente fissa. Domanda numero 4. Hai mai colorato i tuoi capelli? Se sì, quando? Allora ragazzi, io in età adolescenziale, tipo quando avevo 18 anni, così ero rossa, mi ero fatta rossa. Adesso se riesco a trovare una foto ve la metto perché per ora non sono riuscita a trovarla e quindi non me la posso mettere. Comunque avevo i capelli fino a qui rossi e poi le punte erano nere. Da allora diciamo li ho portati per quasi un annetto, poi però mi ero scocciata e per ritornare bionda, ragazze, vi posso dire che ho faticato molto perché sono stata costretta a fare tantissimi 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 colori. Nel 2009 poi mi era ripresa la voglia di rifarmi scura e mi ero fatta un castano scuro con le mesh rosse e di queste vi lascio la foto qui, questa è una foto appunto del 2009. E poi niente, comunque dopo quella sono ritornata bionda per l'ennesima volta perché ovviamente scura non è che mi ci vedessi più di tanto. Poi nel 2013
novembre, settembre, ottobre 2013, mi ero fatta, come avete visto, i ciuffi davanti rosa, ma alla fine insomma sono tornata bionda perché io sono entrata in coscienza di me che mi piaccio bionda, il mio colore naturale è biondo, tante ragazze durano fatica per farseli biondi, io ce l'ho quasi di mio e quindi me li tengo. Poi, domanda numero 5. Hai fatto pace con i tuoi capelli? Beh, ho già risposto prima, sì, finalmente negli ultimi anni sono riuscita a far pace con i miei capelli, che li ho praticamente lisci, tegosi, biondi e che so che non è molto facile pettinarli, acconciarli, però comunque mi piacciono così e così me li tengo. Domanda numero 6. I tuoi tre prodotti top per i capelli? Allora, i miei tre prodotti top per capelli e tre sono shampoo, balsamo e olio di argan della linea Advanced Technique di Avon, appunto della linea olio d'argan del Marocco. Io questi prodotti li ho iniziato a utilizzare appena erano usciti in catalogo e me ne sono talmente tanto 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 innamorata che appunto li sto continuando a comprare ed ad utilizzare. In particolar modo l'olio, che questo qui ne ho provati anche altri sempre di Avon o anche di altre marche, però mi è sempre rimasto appunto solo nel cuore questo qua e quindi lo finisco e lo ricompro, lo finisco e lo ricompro. Infatti, se mi seguite, lo vedete che in quasi tutti i mesi c'è una boccettina comunque terminata. Mentre per quanto riguarda lo shampoo e il balsamo, sì, è vero, mi piacciono, però mi piace anche sperimentare altri prodotti. E quindi insomma non è che li uso spesso, anche se comunque come prodotti mi piacciono veramente veramente tanto, penso che siano appunto i miei prodotti preferiti in assoluto per i capelli. Poi domanda numero 7. Lo stile su cui puoi sempre contare. Allora, lo stile su cui posso sempre contare. Allora, avendo i capelli lisci, come vi dicevo prima, non è che posso andare a conciarli tantissimo, quindi l'unica cosa che posso fare è o li tengo sciolti oppure li lego con o una mezza coda o una coda alta e basta, quindi cioè, non è che faccio molto altro perché appunto vi dicevo si acconciano malissimo, almeno che non vado dalla parrucchiera a farmeli fare. 8. I tuoi consigli o suggerimenti sui capelli. Allora, la cosa che vi posso consigliare io è che le parrucchiere ci sono apposta, quindi evitate di tagliarveli da soli, evitate di tingerveli da soli, almeno, cioè, nel senso, tipo, se vi dovete fare un pochino di ricrescita, ok, va bene, ve la potete fare anche da soli senza nessun tipo di problema. Però due volte l'anno vi consiglio di andare a farvi la tinta dalla parrucchiera e di farvi comunque sempre, sempre, sempre sfoltire i capelli. Perché ovviamente le doppie punte si sciupano, i capelli si sciupano, in estate poi il capello tende appunto le punte a seccarsi, quindi io almeno due volte l'anno vado a tagliarmi i capelli dalla parrucchiera e devo essere sincera, da quando faccio così i miei capelli sono molto più sani, sono molto più luminosi, sono molto 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 meglio, ecco, rispetto a quando dalla parrucchiera non ci andavo praticamente mai. Quindi l'unico consiglio che vi posso dare appunto è questo. Poi domanda numero 9, che ammiri per i capelli? Allora, che ammiro per i capelli non è molto facile perché io non c'è una persona che ammiro per i capelli. Io ammiro quelle persone che hanno quei capelli riccioluti, belli, però cioè non né boccolosi né troppo riccioli, una via di mezzo. Ecco, loro le invidio perché anche a me mi piacerebbe avere un capello in quel modo, quindi facilmente tipo anche acconciabile con una mezza coda con il ricciolo che ti cade giù, invece che avere appunto queste super mega teghe che se le tiri su il capello si rimane lì fermo comunque com'è. Poi, domanda numero 10. Cosa ami dei tuoi capelli? Cosa amo dei miei capelli? Beh, come vi ho detto, il fatto che sono lisci e sono biondi, anche se non l'ammiro, però, come vi ho detto prima, ho deciso insomma di accettarmi così come sono, perché alla fine appunto i miei capelli sono così e io non ci posso fare assolutamente, assolutamente niente. Bene ragazzi, allora le domande sono finite, il tag è finito,
Io non taggo nessuno, se qualcuno lo vuole fare comunque è taggata. Io mando un bacione enorme a Paola perché sapete che io la stradoro, sapete che con Paola ci siamo anche incontrate, sapete che ci sentiamo spessissimo io e Paola per WhatsApp, su Facebook e quindi è nato un bellissimo rapporto, nonostante diciamo Paola, ammettiamolo, tra me e te non ci corre un anno solo. Quindi insomma niente, io vi mando un bacione enorme a tutte voi, mi raccomando passate dal canale di Paola, iscrivetevi al suo canale perché è assolutamente bravissima e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!